Che mi sento un artigiano. Mi sento artigiano perché è quello che facciamo da quando sono praticamente bambino, come mi ha insegnato mio padre. L'abbiamo sempre lavorato in modo artigianale, abbiamo sempre sviluppato il lavoro così. Miguel Prieto è la terza generazione di un'azienda che produce salumi e insaccati da 70 anni, famosissimo per il suo pata negra. Lavoriamo tante ore in modo artigianale, familiare, perché è un'impresa a conduzione familiare, per cui comunque non è una produzione eccessiva, è sempre a livello artigianale. La nostra fabbrica siamo una delle poche fabbriche in Spagna che produce completamente l'allevamento dalla prima fase, da quando nascono, fino lo nutrono, fino al processo finale, quando viene venduto praticamente. No, il prodotto della nostra qualità lo vendiamo solo noi in Spagna e quando andiamo all'estero nelle fiere o nelle mostre, però lo rivendiamo noi all'interno del nostro ciclo produttivo. Al cliente finale. Il nostro cliente finale praticamente sono le persone, per cui la pubblicità migliore che abbiamo è il passaparola. Anche non staria male che lo viera. Perché realmente siamo. No, nonostante siamo artigiani riconosciuti anche a livello legale, non abbiamo degli aiuti concreti dallo Stato, quindi è tutto investimento da parte nostra, sia lavoro che economico. Non tengo un sogno. Lavorare e continuare a lavorare, non ho grandi pretese, va bene come sta andando, speriamo che ovviamente incrementa, ma va bene così. Alla calle.